Anche chi va per mare non se la passa bene. Costretti ad andare per mare con il calibro. Salutiamo con un grosso applauso Lorenzo Viviani dalla Liguria. Più forte! Va bene. Salve a tutti. Io sono Lorenzo Viviani, sono un pescatore ligure. Vi ringrazio per la possibilità che ci date di dire qualcosa, di poterci esprimere, perché ricordiamocelo, la pesca è un settore che non è mai stato preso in considerazione da nessuno. Tant'è che quando la cosa tragica, che cos'è? Noi ci basta che Matteo Salvini parli di noi e già esponga le problematiche della pesca che già ci emozioniamo. Perché? Perché non è mai esistito nessuno che porta avanti le nostre battaglie, le nostre ragioni. Ed è una cosa drammatica, perché il pescatore è un uomo che tutti i giorni lavora per questo Stato come gli altri, ma si ostina in mare, prende i colpi di mare, e uno Stato cosa fa lo Stato per ringraziarci? Ci dà in pasto all'Europa, a un'Europa che legifera, fa regolamenti, e si diverte a metterci dei balzelli che alla fine cosa sono? Sono dettati dalle grandi flotte del nord Europa. E cosa fanno queste belle leggi? Ci mettono in condizioni di non lavorare, ci mettono in condizioni di smettere di lavorare. E tutto questo perché? Io faccio il pescatore perché ho scelto di fare questa strada, ma sono laureato in biologia. Ho voluto fare questo mestiere perché c'è mio padre qua di fianco a me e abbiamo una ditta di 40 persone, 40 marinai, un equipaggio di 40 persone. E quando mi sento dire dall'Europa che mi mette i regolamenti, mette dei regolamenti per cosa? Per niente, per metterci in difficoltà, perché non hanno valenza dal punto di vista ambientale. Molte volte sono state colpite delle pesche che già di per sé sono ecocompatibili, sono pesche tradizionali. Cosa c'è da dire? Noi potremmo scomparire e scompariremo magari in sordina, perché diciamo che il pescatore non viene neanche tanto conosciuto. Però ricordatevi una cosa, ricordatevi che insieme alla pesca soffriranno anche i consumatori, soffrirà l'intera comunità che perderà comunque la possibilità prima di tutto di avere un prodotto fresco, di un prodotto locale, invece dovrà mangiare un prodotto estero di scarsa qualità e di dubbia freschezza. E soprattutto si perderà tutta quella cultura, quella tradizione, quegli odori, quei sapori che sono tipici della nostra cucina e tradizione locale. Se non ci sarà una svolta e qualcuno che imponga il rispetto dei lavoratori e della nostra cultura e tradizione, non ci sarà futuro e le generazioni a venire di pescatori perderanno un patrimonio che è difficile poi potrà essere ripristinato, perché diciamocelo chiaramente, già il nostro settore, forse l'agricoltura è diverso, ma nel nostro settore il ricambio generazionale non ce n'è. Quindi bisogna aiutarlo, bisogna, noi non chiediamo niente, basta che ci fate lavorare, basta che ci date la possibilità di andare in mare, basta che non ci rompete le palle, fatemelo dire. Io mi spiace, ma questa non dovevo dirla, però vi dico una cosa, finisco con questo. Speriamo che qualcosa cambi, speriamo che Matteo ci dia la possibilità di farci sentire in Europa, perché semmai, lo sai cosa vi dico? Buon bastoncino di Findus a tutti! Un bel applauso! Pescatori, svegliatevi! Un bel applauso per Lorenzo Viviani dalla Liguria!